che non mettevo i fiorellini. Ciao a tutti, bentornati su Danza con Gio, appuntamento che ho dovuto ritardare per poter fare il tag nel consueto giorno 6 del mese. Questo è un periodo nel quale noi stiamo a casa, principalmente a fare niente, sicuramente a fare meno attività fisica di quanta non ne facciamo durante la vita normale. Ben per questo, oggi vi darò 12 sono tantissimi, buoni motivi per ballare anche a casa, o comunque, se non l'avete mai fatto, di prendere in considerazione l'idea di iniziare a farlo anche a casa vostra. Se avete la possibilità, ci sono tantissimi video su YouTube validissimi, oppure se frequentate la vostra scuola di danza, sapete che ci stiamo muovendo tutti per potervi dare del lavoro da fare a casa secondo i nostri criteri. Però anche appunto, se voi non avete mai fatto danza, cominciate a prendere in considerazione l'idea, perché dopo questi 12 buoni motivi di salute, perché oggi, non so se lo sapete, ma è la giornata mondiale della salute, se avevate un'opinione superficiale dei benefici della danza, adesso vi ricrederete. 1. Aumenta la forza, la resistenza e tonifica i muscoli a 360 gradi. A differenza di molti altri sport, la danza è uno di quegli sport completi che ti fa rafforzare tutte le fasce muscolari, anziché concentrarsi magari solamente sulla parte superiore o inferiore a seconda della peculiarità dello sport. 2. Migliora l'agilità, l'equilibrio, la coordinazione e la memoria. 4 caratteristiche fondamentali per potersi muovere in maniera aggraziata, se non altro. E oltre a questo sono anche delle caratteristiche del movimento che secondo me sono alla base. Allenando queste caratteristiche non alleni solamente il corpo, come nel punto 1, ma anche il cervello. 3. Migliora la salute cardiovascolare riducendo la frequenza cardiaca, la pressione e i grassi del sangue. Su questo ci sono innumerevoli articoli che vi possono illuminare. 4. Come per il punto 3, potete trovare tantissimi articoli sulla questione. La danza aiuta a prevenire e contrastare l'osteoporosi e le malattie metaboliche. 5. Aumenta la capacità respiratoria, favorendo una maggiore ossigenazione dei tessuti. Chi può confermare il contrario, dato che comunque la danza è una di quelle attività appunto cardio? Se fatta bene, alla fine della lezione dovresti veramente, non dico avere il fiatone da morire, però almeno un respiro un po' più accelerato, ecco, quindi allena molto la respirazione e aiuta a migliorarla soprattutto. Poi se fate danza sapete che ogni movimento è accompagnato da un certo tipo di respirazione. Per esempio io suggerisco sempre, ogni volta che devo contrarre l'addome o comunque fare dei movimenti in chiusura, oppure dei movimenti grandi che danno tanta spinta come dei grandi salti o dei grandi giri, io suggerisco sempre di buttare fuori l'aria il più possibile, perché il nostro corpo la immagazzina in maniera automatica per sopravvivenza, e quindi il ballerino, in particolare durante una sequenza coreografica, deve studiare i momenti in cui l'aria va buttata fuori per evitare di andare in apnea e quindi di morire malissimo alla fine del pezzo. 6. Permette di bruciare i grassi deposito e favorisce il dimagrimento. La danza è sempre demonizzata sulla questione alimentare, perché c'è questa immagine della ballerina perfetta, magra, sinuosa e via dicendo, forse fin troppo magra. Però non è detto che se uno vuole mantenersi semplicemente in forma senza necessariamente dimagrire all'osso, come tanti fanno purtroppo ancora nel 2020, cosa che secondo me è sbagliatissima, la danza è un'ottima scelta, perché vedi il punto 1, comunque aiuta a tonificare qualunque parte muscolare, quindi aiuta sicuramente a bruciare i grassi che depositiamo mangiando quello che ci va, perché alla fine è giusto mangiare quello che ci va senza esagerare. 7. Aumenta le energie, soprattutto negli adulti. E questa è una cosa da non sottovalutare, perché la danza si pensa che sia uno sport da giovani, invece soprattutto adesso c'è questa tendenza a proporla anche nelle fasce d'età adulte, dagli adulti in poi, perché comunque aiuta tantissimo a mantenere il livello di energia abbastanza alto, non dico come se fossero tutti degli undicenni, un livello di energia costante che comunque poi si traduce in energia durante tutta la giornata, non solamente mentre si fa danza, e soprattutto dopo una lezione di danza spesso capita che ci si ritrovi frenetici, ecco, quindi pieni di energia. Suggerito tantissimo quindi a tutte le fasce d'età, non solo i piccolini. 8. Migliora la flessibilità, aumenta il rendimento di tutti i gruppi muscolari. Anche la danza più basica che potete trovare
nei vari palinsesti dei vari programmi delle varie scuole di danza, sicuramente vi accorgerete che ci vuole un minimo di flessibilità. E la flessibilità non è una cosa da sottovalutare, non è un accessorio utile e basta, ma è una caratteristica fisica che ti può aiutare semplicemente anche a muoverti meglio nella vita. La flessibilità comunque aiuta in generale in molti casi, però non serve avere una flessibilità esagerata, a volte la natura ti aiuta, a volte no, però aiuta la flessibilità nella vita. E se li trovate fatemi degli esempi qua sotto. 9. Rilascia endorfine e rende felici, diverte. La danza non è solamente serietà, raggiungere degli obiettivi, strenuamente lavorare con il muso, anzi è un ambiente che comunque, se gestito bene, è un ambiente divertente. La danza in sé diverte, perché comunque coniugare movimento e musica diverte chiunque, e rilascia endorfine. Questa è proprio una cosa studiata. Le endorfine ci aiutano ad essere felici anche quasi in maniera innaturale. Sicuramente, soprattutto se siete delle persone annoiate, vi sta venendo il malumore, la prima cosa che dovreste fare è mettere la musica e ballare. 10. Aiuta a prevenire e curare la depressione e aiuta anche a migliorare l'autostima, poiché il movimento del ballo aiuta a regolare i livelli di serotonina e dopamina nel corpo, oltre a vietare l'isolamento, dato che nella maggior parte dei casi si lavora in gruppo, quindi ci si crea un gruppo di amicizie, una routine. Questo appunto ti vieta di isolarti e di deprimerti. Anche questo è un risvolto della medaglia, perché c'è chi prende la danza invece nella maniera opposta, ma forse a quel punto la danza non fa per voi. Se non vi diverte, non vi aiuta a migliorare l'umore, o la state prendendo nella maniera sbagliata e quindi in maniera troppo aggressiva verso voi stessi, che magari non riuscite a raggiungere un determinato obiettivo, oppure semplicemente non fa per voi, anche se mi sembra molto strano, perché la danza veramente la possono fare tutti, non c'è bisogno di diventare professionisti per poter dire ok, la danza fa per me. 11. Aiuta ad essere più sicuri di sé e a prefiggersi degli obiettivi chiari. Molti, come dicevo prima, si abbattono nel momento in cui non riescono a raggiungere un obiettivo, ma la danza, proprio come cultura, insegna che c'è sempre un obiettivo da raggiungere, non si è mai arrivati, c'è sempre quel passo nuovo che si vuole imparare. Lavorare strenuamente per raggiungere quell'obiettivo ti rende in generale più sicuro di te, soprattutto quando quell'obiettivo viene raggiunto. Quale soddisfazione potrà mai eguagliare il danzatore che riesce, dopo magari mesi di lavoro, a raggiungere un determinato obiettivo? Io nella mia carriera vedo tantissimo questa cosa, essere nati con la capacità di saper fare già tutto. Il giorno che riesce a raggiungerlo, ragazzi, è una delle sensazioni più belle della vita. A me è capitato che magari io lavorassi tanto, avessi già perso le speranze verso un determinato passo, e un giorno dal nulla questo passo mi veniva, e allora mi veniva quasi da piangere, mi veniva da piangere dall'emozione di essere riuscita in qualche obiettivo. Questa è una cosa che veramente nessuno dovrebbe privarsi di questa cosa, e aiuta tantissimo anche nella vita, perché automaticamente, se cominci a porti degli obiettivi chiari nella disciplina al quale ti sei appassionato, automaticamente ti verrà da farlo anche nella vita. 12. Fornisce una vastissima cultura del movimento, della storia, della psiche, dell'umanità stessa, poiché l'evoluzione della danza non ha confini. La danza è uno di quegli sport, discipline, arti, perché ognuno la intende a modo proprio, che veramente non smette mai di evolversi. Come dicevo prima, non si è mai arrivati nella danza. C'è sempre quella nozione in più da imparare, c'è sempre quell'evento storico che magari non eri a conoscenza. È difficile che qualcuno sappia veramente tutto della danza, e la danza anche solo di per sé è una disciplina vastissima, perché ci sono tantissimi tipi di danza, e ognuno di questi tipi di danza ha dei capisaldi, ha un'evoluzione nella storia, ha un'evoluzione nella psiche, ha un'evoluzione a livello biologico all'interno del corpo delle persone che la praticano. Ci sono tantissimi tipi di spettacoli da poter vedere per ogni tipo di danza, e quindi non è solamente uno sport che aiuta a beneficiare sul corpo, ma anche la mente. È veramente una cultura la danza. La danza è una cultura a 360 gradi, perché oltre a poterla praticare con il corpo, hai la possibilità di studiarla con piacere, perché comunque è uno studio ludico. Sicuramente è uno di quegli argomenti che si possono studiare, e questo è anche un grandissimo suggerimento come passatempo da fare a casa
nel momento in cui non sai niente da fare, come in questo periodo. I 12 punti sono stati esauriti. La danza è una delle culture, forte, arte, attività più complete che una persona possa decidere di intraprendere. In questo periodo noi ne abbiamo tantissimo bisogno. Non possiamo frequentare un corso di danza, ma sicuramente se siamo tanto appassionati oppure se ci è sempre incuriosito ma non abbiamo mai avuto il coraggio di farlo, l'ambiente casalingo io penso che nei limiti del possibile degli spazi sia il luogo migliore per poter iniziare o continuare a praticarla. Spero di avervi dato degli spunti. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e sostenermi. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un pollicino in su e se vi piace questo format e gli altri format che faccio, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo lunedì 13 aprile con la Books Review, la prima Books Review di aprile, mentre il prossimo Danza con Jo sarà il 20 aprile. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!